Dopo 35 anni di chiusura, riapre al pubblico il Cineteatro Olimpia di Campobello di Mazara. 8 spettacoli sotto la direzione artistica del cantautore siciliano Mario Incudine, che sostiene di volere partire dalla cultura per combattere la mafia, perché dalla cultura parte il rilancio di ogni comunità. Prosa, musica, grandi nomi nazionali, da Sergio Cammariere a Blassero Carei, Peppe Servillo, Corinne Clery, David Coco, Roberto Ciufoli, Giobbe Covatta e Lidia Schillaci, un cartellone per tutti, trasversale, ricco di contenuti. Apriamo emblematicamente con uno spettacolo che dà il segno di questa mia direzione artistica e dà anche il segno e il passo a questo cartellone, ne diventa il manifesto, perché noi vogliamo che il teatro sia veramente la cosa più importante per lottare la mafia, per combattere la mafia. Noi vogliamo che il teatro possa sensibilizzare una coscienza collettiva, creare massa critica e soprattutto sconfiggere la mafia grazie alla cultura. David Coco apre il cartellone con La grande menzogna di Claudio Fava. Credo che questo sia l'inizio più giusto per questo teatro. Il cartellone teatrale del Cineteatro Olimpia è stato ideato con il beneplacito dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Castiglione. Abbiamo avuto tante vicissitudini per portare nuovamente alla fruizione questo teatro, che abbiamo trasformato dopo 40 anni di totale inattività e di chiusura. L'abbiamo restaurato, l'abbiamo messo a nuovo, gli abbiamo dato questo vestito di accoglienza che adesso vogliamo sfruttare appieno e stiamo partendo alla grande. La presentazione della stagione teatrale si è conclusa con l'esibizione del musicista Marcello Mandreucci, che ha allietato la platea con una performance chitarra e voce. Terra mi pare infinita, brilla tutto, una basta una vita.